Ogni entità disegnata in QCAD porta con sé delle proprietà di tipo grafico e di tipo geometrico. Queste proprietà sono visibili nel widget corrispondente. Una volta selezionata un'entità, avremo infatti da qui modo di leggere come questa si presenta, quindi ad esempio il colore dell'entità, piuttosto che lo spessore della linea o il tipo di linea. E inoltre potremo vedere quelle che sono le caratteristiche geometriche dell'entità, come la lunghezza, l'angolo, le coordinate del punto iniziale e finale, in questo caso. Questi valori geometrici sono modificabili e possono essere quindi utilizzati per modificare appunto il disegno. Ad esempio, possiamo cambiare l'angolo o la lunghezza. Questi valori sono differenti a seconda del tipo di oggetto che abbiamo selezionato. Selezionando ad esempio un cerchio, avremo la possibilità di modificarne il raggio o di conseguenza il diametro o ancora modificarlo definendo la sua area piuttosto che la circonferenza. O naturalmente definire una nuova posizione per il centro. Oltre agli aspetti geometrici, è possibile, come abbiamo visto, modificare anche gli aspetti grafici, e quindi ad esempio il colore. O ancora lo spessore della linea o il tipo di linea, ovvero se si tratta di una linea tratteggiata, tratto più, tratto punto, continua, puntinata e così via. La modifica del tipo di linea è poi legata ad una scala che definisce la dimensione del pattern. Essendo comunque questo disegno funzionale allo zoom, potremo forzare una scala fissa utilizzando l'opzione dedicata. La modifica delle proprietà dell'entità, tuttavia, viene fatta generalmente utilizzando i layer piuttosto che sulla singola entità. E infatti le proprietà delle singole entità vengono normalmente associate proprio al layer. I layer sono dei contenitori di entità, ovvero dei sistemi che consentono un ordinamento dell'entità in funzione generalmente di ciò che esse rappresentano. È possibile creare nuovi layer dal widget corrispondente utilizzando il tasto più. Creiamo ad esempio tre layer che contengono tre diverse tipologie di entità. Un layer chiamato linee, le cui entità hanno un colore magenta,
un layer dedicato ai cerchi, con un colore arancio, e un layer dedicato alle polilinee, ovvero una particolare tipologia di linee, con un colore verde, e una linea di tipo tratteggiato. Adesso associamo le entità al layer. Possiamo selezionarle tutte e dalla finestra delle proprietà andare ad associare le entità al layer creato. Affinché tutte le entità recepiscano le proprietà del layer, è necessario che queste proprietà risultino by layer, appunto derivanti dal layer corrispondente. Oltre a definire delle proprietà per un insieme di entità, con i layer è possibile effettuare alcune operazioni, come ad esempio disattivarne la visibilità, oppure bloccarne l'editazione. Come vediamo, attraverso questo lucchetto si impedisce la selezione e dunque la modifica delle entità contenute nei layer corrispondenti. Per disegnare un'entità in un layer è necessario selezionarlo, renderlo attivo. Se invece si vuole spostare un'entità da un layer all'altro, una volta che questa è stata selezionata, basterà selezionare il layer dove si vuole spostare le entità e fare un doppio clic su di esso. Se si vogliono modificare le caratteristiche del layer, è possibile selezionare l'icona a forma di matita per ritrovare la finestra attraverso cui lo abbiamo creato. Mentre è utile sapere che un clic col tasto destro del mouse sul layer consente di raggiungere alcuni comandi legati alle funzionalità del layer. Tra questi, ad esempio, la selezione di tutte le entità contenute nel layer. Per cancellare un layer, una volta selezionato, bisogna cliccare sul tasto meno. In questo caso, tutte le entità contenute verranno rimosse.